Salve a tutti, io sono Michele e oggi recensiremo 100% Fragola, edito della Planet Manga, l'autrice è Mizuki Kawashida e l'edizione è molto vecchia, del 2004. Le pagine sono bianche, non c'è né sovracopertina né pagina a colori. Il prezzo è di 3,90 euro e non credo che sia trovabile. La legatura fa schifo. Infatti è l'edizione vecchia della Planet Manga. E la trama parla di Manaka Junpei, che è questo qui. Meglio se ecco. Un ragazzo che ama la cinematografia e è sfortunato in amore. Un giorno vide piombarsi questa ragazza addosso e fu amore a prima vista. Però l'unica cosa che riesce a ricordarsi di questa ragazza è che le sue mutandine hanno motivi a forma di fragola. Dopo questo evento lui avrà una certa calamità per tutte le ragazze. E più avanti cercherà di scoprire e scoprirà chi è questa ragazza. Ora vi mostro alcune immagini sul tratto, sul disegno. Io lo trovo che sia molto semplice, molto ben fatto per uno shoujo, anzi, perfetto direi. Non lo apro più di tanto perché ho paura che la rilegatura ceda. Se mi si strappa qualche pagina mi uccido. Mi piace come è definito bene il personaggio. E anche certe scene molto divertenti. Scusate, mi sono raffreddato. Vi dirò la mia su questo manga. È davvero molto bello, secondo me merita di essere preso. Vi consiglio di cercarlo se ci riuscite di comprarlo. Secondo me la storia è ben definita, le ragazze sono molto ben fatte, non manca la comicità e quindi consiglio a tutti di comprarlo. E niente, vi saluto, ciao a tutti. Oh, va bene, che è ricco, guarda.